Garzon? Cameriere? Sì, prego, signorina. Non puoi essere... Vieni qua, vieni qua. Grazie. Prego. Le menu? Sì, le che? Le menu? Il menu, la lista, come lo chiamate voi da queste parti, menu? Bene, menu. Beh, ecco, dillo subito. Grazie. Allora, antipasto di prosciutto e burro e acciughe, una porzione di pasta asciutta con contorno di fagiolini, poi formaggio e una banana, grazie. Molto bene, signorina, vuole anche del pane? No, niente vino e niente pane, un voleva. Ok, che voleva, dimmi. Un voleva, vabbè, grissini, grazie. Ok. Ah, mi raccomando che la porzione di pasta asciutta non superi 100 grammi. È molto, molto importante. È molto, molto importante. E che sarà mai? È importante per le calorie. Pure lei c'ha le calorie? Ma sì, certo. Meno male, ma vorrei che apra un po' la finestra. Ma che ha capito? È per via della dieta. Io faccio la manken. E che te manca? La manken, l'indossatrice, e devo mantenere la linea a tutti i costi. E per una ragazza della mia età e della mia costituzione ha bisogno di 3.000 calorie al giorno, quindi 1.500 per pasto. Ognuno! Esattamente quanto l'ho ordinato, perciò non dimentichi che la fettina di manzo e ferri non deve superare 100 grammi. Ma, scusi, ma 100 grammi non deve essere la pasta asciutta? Sì, anche la pasta, ma su, faccia presto per carità. Sì, vado. Ah, signorina, mi scusi. Mi viene in mente che il filetto è terminato. Capperi! Ma vuoi capperi? No, che capperi? Invece del filetto mi porti 100 grammi di pollo. Molto bene, signorina. Allora, antipasto, pasta asciutta, pollo, fagiolini... Siccome il pollo ha 121 calorie, anziché le 107 del filetto di manzaferri, e i fagiolini ne hanno circa 18, supererei di 4 calorie la mia dieta, quindi niente fagiolini. Quindi niente fagiolini? Purtroppo, signora, teniamo solo i fagiolini. Vuoi proprio darmi i fagiolini? Mi dia i fagiolini. Tolga il prosciutto e il formaggio e sostituisca il pollo con lo stoccafisso. Lo stoccafisso? Da quando l'ho ordinato lo stoccafisso? Mai, però lo stoccafisso deve sostituire il filetto. Ma il filetto non era sostituito con il pollo? Sì, ma nel caso ci fossero stati i fagiolini. Ma insomma, questi fagiolini li vuoi o non li vuoi? Dipende, li potrei ordinare nel caso che lei mi portasse lo stoccafisso. No, signorina, io lo stoccafisso e non glielo porto. Ma allora è tutto semplice. È tutto semplice, meno male, è tutto semplice. Antipasto senza prosciutto e pasta non superiore ai 200 grammi. Lei aveva stabilito che non doveva superare i 100, non i 200. È vero, ma nel caso di filetto, fagiolini oppure di prosciutto, formaggio e pollo senza fagiolini. Al contrario, nel caso di acciughe e pollo stoccafisso e niente formaggio, la razione di pasta deve essere di 200 grammi. Altrimenti dovrei mangiare 4 banane invece di una per sostituire le 346 calorie del secondo etto di pasta che lei non mi vuole portare. Allora, signorina, le porto 4 banane. D'accordo, ma tenga presente che con 4 banane supero di 18 il numero per mantenere la linea. Ok, allora facciamo antipasto, acciughe e burro, 100 grammi di pasta, stoccafisso, fagiolini, 4 banane e grissini. Per carità! I grissini? No, i fagiolini. Signora, ma sono buoni i fagiolini? Sì, ma non con le banane. Ma che sta a dire che ha fame, sono buoni pure con le banane i fagiolini. Senta, li potrei anche mangiare, ma devo rinunciare all'antipasto perché ogni banana fornisce 92 calorie. Quindi lei mi porti un antipasto di prosciutto e pure acciughe, 100 grammi di pasta, pollo senza fagiolini. Oppure mi porti soltanto il formaggio, i fagiolini, il stoccafisso e una banana. Oppure, per farla breve, soltanto 100 grammi di pasta, 4 banane e fagiolini. Ma su, sì. Lento, faccia presto. Sì, vado. Sì. Signorina, scusi, Mi dica. Le pasta quante ne vuole? 100 grammi. Vuole lo stoccafisso? Lo stoccafisso? Le fagiolini ce le mettiamo un po' così. Ma che schifo, te. Certamente. Molto bene, antipasto, formaggio, 4 banane e grissini. No. Così si guasta tutto. Con le 4 banane l'antipasto non c'entra. E se lei vuole portarmi l'antipasto deve limitarsi a fagiolini, formaggio e una banana. Chiaro? No. Ma scusi, sa, ma lei che dieta fa? Cosa mangia? Che dieta fa? Cosa mangia? Io faccio le pazze, che mangia a te, che mi hai scassato cazzo.